E le donne sono consapevoli del proprio potenziale, sono consapevoli anche del peso e della fatica, no? Che hanno all'interno della società, oltre che nel mondo del lavoro, però spesso finiamo per essere inascoltate. Fortunatamente quello che non manca alle donne è il coraggio di alzare la mano e chiedere aiuto, perché anche se solo una, la battaglia di una per noi diventa la battaglia di un gruppo. Per le donne un altro modo di lavorare è possibile, questo è il titolo del convegno organizzato dalla CGIL di Arezzo all'Hotel Minerva, tra gli interventi anche quello di Susanna Camusso. Purtroppo il Covid non ha in alcun modo agevolato le condizioni di lavoro, anzi in alcuni casi le ha rese ancora estremamente più delicate e più anche difficili da tollerare. Un momento di riflessione al quale hanno preso parte imprenditrici, psicologhe, storiche e sindacaliste che si sono così interrogate sul lavoro femminile. La donna ha sempre sofferto per il lavoro, ha sempre sofferto per conciliare le esigenze familiari con quelle lavorative. Il tempo passa, il tempo scorre, ma la donna ha sempre le stesse difficoltà. Abbiamo per questo anche coinvolto l'imprenditrice Virginia Scirè, che a tutta risposta all'intervista di Elisabetta Franchi ha fatto vedere che invece è possibile anche creare un mondo del lavoro diverso, alternativo e conciliante con famiglia e lavoro. Da tempo la CGIL ha attivato un servizio di psicoterapia per gli iscritti e le loro famiglie. Soprattutto in questi ultimi anni abbiamo visto che la maggioranza delle richieste è venuta da donne tra i 45 e i 50 anni che si ritrovano a dover far fronte, oltre che al disagio lavorativo, alle difficoltà quotidiane, a problemi legati al rapporto con colleghi, con datori di lavoro, anche in tutto ciò che riguarda la loro vita sociale, quindi il loro ruolo nella cura degli anziani in casa, dei figli che studiano, con tutte le problematiche dovute anche ultimamente, insomma, alla pandemia, che quindi sono aumentate anche tra gli adolescenti, tra i giovani adulti, quindi sicuramente c'è stata un'affluenza maggiore, una richiesta maggiore di aiuto e di sostegno.